Il gatto con gli stivali. Un giorno un padre molto malato lasciò i suoi 3 figli da soli. Il primo era triste, poi il secondo, ma il terzo era super felice e tiene in braccio un gatto con gli stivali. Poi disse: "Ciao, bel gattino! Oh, ciao! Wow, ma tu sei magico?" "Io sono il gatto con gli stivali e vorrei salvarti la vita." "Oh, grazie, sei gentilissimo! Vado subito. Però dammi qualcosa." "Ecco, ho solo delle carote." "Ah, giusto, sufficiente." "Ma che cosa avrai in mente?" "Ma... aspetta, vedo qualcosa." "Ecco, le lascio qui. Un coniglio se l'è preso, le porto via nel mio sacco." "Ehi, chi sei?" "Oh, buongiorno, guardia. Sono qui per un regalo per il principe da parte del principe di Carabas. Entra pure." "Grazie." "Guarda! Ehi, chi sei?" "Tu saresti il re?" "Certo, ho fatto un regalo per te, guarda." "Io voglio cucinarlo, ma non sono marchese." "Oh, ecco questo coniglio, tienilo." "Oh sì." "Ah, ecco, un altro coniglio, subito, svelto." "Ah, ecco, me ne vado subito." "Oh, ecco un altro coniglio! Oh, grazie! Senti, ma possiamo combinare un bel matrimonio?" "Sì, e porterò anche mia figlia." "Oh, sì, vado subito, ciao! Ok, a presto!" "Ehi, su, vieni! Ehi, che c'è? Ah! Buttati! Come buttati? Sì, buttati pure!" "Ok, aiuto, aiuto, non so nuotare, non so nuotare!" "Bene, adesso vado a chiamare i rinforzi!" "Ecco il principe! Qualche ladro gli ha rubato i vestiti! Su, andate a prenderlo!" "Oh, lo salvo subito! Pluff! Ecco, sei salvo!" "Oh, grazie!" "Oh, lo sai che io ho portato mia figlia?" "Questa è tua figlia?" "Certo, e ha detto che così faremo un matrimonio." "Oh, sì! Sì, e tu sposerai mia figlia." "Oh, che gesto nobile! Andiamo, sì!" "Il piano sta funzionando." "Bah, diciamo se sarà vero." "Oh, vorrei questo principino! Sembra il mio principe azzurro!" "Oh, devo subito andare." Vediamo, bussiamo, toc toc. "Chi osa entrare nel mio castello?" "Oh, buongiorno. Allora, ti sto sfidando. Poi, allora, visto che tu sai trasformarti in degli animali, ma troppo giganti, puoi trasformarti in un animale così piccolo." "Certo, sarò un piccolo microbo." "Mi stai sfidando, quindi sarò un microbo." "Un microbo, ma qualcosa di un pochino più grande." "Allora, un piccolo topolino." "Oh sì!" "Oh, non si vede neanche, sembra invisibile, proprio come un microbo." "Ti prendo." "Fatto. Adesso mi nascondo." "Oh, eccoci, siamo arrivati." "Oh sì, siamo arrivati." "Oh, questo è il mio castello, il mio umile castello. Non male come un umile castello, certo." "Oh, che bel castello avete scelto. Questo è proprio un umile castello. Qui vi sposerete. Sarà un nobile gesto." "Sì.
mi piace tanto. Oh sì, ci sposeremo questo principino azzurro. Oh, mi fa molto piacere. Sì, entriamo. Vorrei vedere l'interno. Dai, entriamo su. Siamo davvero curiosissimi. Oh. Ehi, guarda, sono entrati tutti. Sì, è meglio sposarci su. Oh, diamoci l'anello. Sì, siete sposati. Sì. Oh, è venuto anche il re. Oh, il re. Sì, ci siamo sposati. Allora, avete visto com'è bellissima questa storia? Se volete lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao!